La comunità parrocchiale di Siderno Superiore, su iniziativa del parroco Donaldo Lamanna, del Consiglio Pastorale e del Comitato Feste, ha celebrato il patrono San Nicola di Bari con due importanti giornate di studio a tema religioso, storico ed artistico. Il seminario ha avuto luogo nella chiesa protopapale intitolata appunto a San Nicola di Bari. Il convegno ha avuto per tema Mocte Sideronis Patronus San Nicola di Bari, nella storia, nell'arte e nella devozione di Siderno, con relazioni di numerosi e qualificati studiosi che hanno trattato il culto di San Nicola a Siderno. In parallelo si è tracciato un profilo storico, religioso e sociale della cittadina, che da sempre si è affidata e continua ad affidarsi alla protezione e all'intercessione del Santo Vescovo di Mira, fin da quando nel 1086 le sue venerate reliquie sono state traslate nella città di Bari ed il suo culto si è diffuso in tutto l'Occidente in maniera capillare anche nella diocesi di Locri-Gerace. D'altra parte sono molti e antichi i documenti storici che testimoniano la devozione dei sidernesi per San Nicola, scelto come patrono dell'Universitas e raffigurato anche nello stemma civico come fulgida stella che insieme alla Madonna e a San Giuseppe, astri della Chiesa cristiana, brilla sui flutti del nostro mare e sulle tempeste che spesso travolgono l'esistenza umana. Anche per questo l'antico altare maggiore della Chiesa protopapale di San Nicola, voluto dall'arciprete Andrea Prochilo e datato 1694, attualmente collocato nel coro della stessa chiesa, reca come gemma preziosa, incastonata in uno splendido fastigio ligneo intagliato, l'artistica pala raffigurante la Vergine in trono con il bambino tra i santi Giuseppe e Nicola. Al termine della prima giornata di studio, tra l'altro, è stata inaugurata presso i locali della casa parrocchiale la mostra fotografica Siderno com'era, persone e paesaggi. Questa tradizione è molto forte qui nel centro storico di Siderno Superiore e penso che ha fatto molto bene la comunità parrocchiale assieme al sacerdote Donaldo a ricordarlo con questa convegno. A Siderno Superiore abbiamo voluto concentrare maggiormente l'attenzione anche per recuperare una serie di ritardi che sono caratterizzati negli ultimi 20 anni. Un centro storico che è un vero e proprio gioiellino e che costituisce anche la storia del nostro popolo, delle nostre radici, meritava l'attenzione che noi stiamo ponendo. In più il centro storico può essere uno strumento di implementazione della qualità dell'offerta turistica e anche sotto questo profilo stiamo lavorando per contribuire attraverso la nostra azione, migliorando un centro storico che ci vede molto vicini, anche ad arricchire complessivamente l'offerta turistica della Locri.